ben ritrovati, buonasera. Due come noi, oggi non c'è Pippo Carniello. Ciao Checco. Sono un po' più bello dell'appetito Carniello. Beh, insomma, io diciamo, dire, non ho dubbi al riguardo. L'altra settimana, tanto sotto Francesco Tornizzi, il mio compagno di viaggio, oggi assente giustificato Filippo Carniello fuori Udin per motivi di lavoro. Ci doveva essere anche un nome, un mito alla leggenda, la bandiera Lorenzo Bettarini, spostato di una settimana. E quindi io e Checco parliamo di basket. L'altra settimana eri dietro là. Questo tipo Jalapa sarà molto bello. Mi piace, infatti lo vedo l'ora di tornare anche. Ma ti sentivi da Jalapino? Jalapino bene, anche perché si ha la possibilità di osservare un po' tutto dall'esterno, ma dall'interno anche, quindi insomma la visione a 360 gradi. Cioè, oggi cosa mi schiaffi? Oggi ti schiaffo una meravigliosa partita al Flaminio di Rimini, dove penso tu abbia giocato, sì. Così. Nel storico palazzo. Storico palazzo in cui Kaltenmeier sarà malcapitata la libertasudine del nostro amico Giulione Melilla, che sicuramente guarderà la partita stasera sul 113, dalla Sudovè, Kaltenmeier ne ha segnati 87. È una partita entrata nella storia per questo motivo, no? La storia. Io l'ho rivista anche in fase di montaggio, l'avevo vista già a suo tempo. Ha cominciato segnando i primi 5 canestri da 3 punti con. Ma quando l'abbiamo buscata alla fine? 140, c'è anche il file, ma non ho collegato il file per vederlo perché non vorrei prendere male, perché da vecchio tifoso udinese. Finito una roba 145-115, una bella genere. È una quella un po' triste della pallacanestro udinese, in cui c'era il buon Giulione che provava a traghettarla verso lì di sicuri. Era la gestione Querci? Era la gestione, l'ultimo anno che era la gestione Querci, però riguardando il roster dell'Udinese comincia a vedere Marco Buonamico, qualcosa ha fatto nella pallacanestro italiana. Leo Sonaglia, che qualche canestro l'ha segnato. Forse è un problema di età, più che altro. Sì, però. Grandi giocatori. Super giocatori. E c'era. Il professor Bettarini non c'era. Il professor Bettarini non c'era, infatti, probabilmente anche per questo. Però c'erano quei giocatori che hanno fatto un po' la storia, sono quasi di nicchia, ma che agli appassionati udinesi, secondo me, diranno qualcosa, tipo Leo Conti, tipo Roberto Cipolat. Tipo Leo Conti, Steve Leita, ciao Steve, ci stai guardando. Tutti i giocatori che, insomma, la loro carriera. Leo Conti era un giocatore un po' strano, no? Però. Aveva il numero 7 biondo, può essere. Il numero 7 biondo. Era un talentuoso, magari non è mai esploso fino in fondo, no? Però aveva del talento, era un esterno un po' così. Sì, sì, uno di quella nidiata dei livornesi arrivati qui da Quiglianelli, cadono a pezzi. Ormai è il nostro Quiglianelli, però eravamo un po' la succursale di Livorno, da parte insomma, penso a Querci. No, un po', eravamo la succursale di Livorno, quindi anche nell'ambito dei trasferimenti, poi Pozzecco andò a Livorno, ci fu tutto un giro di giocatori, arrivò qua Bonsignori. Poi mi ricordo che arrivò Riccardo Tedeschi, tornarono qua, Francesco Orsini anche. Furono tutti giocatori che da Livorno. C'era questo scambio continuo, no? Eravamo un po' la succursale, penso che il professor Querci mi ha laureato a Trieste. Grazie per il 30, a proposito, il diritto di navigazione. Un 30 di diritto di navigazione è strapitoso e poi mi ha anche laureato, quindi insomma il ricordo personale. È un ricordo di grande simpatia e anche di conoscenza, almeno era una cosa semplicissima. E per quanto riguarda il basket, mi sembra non abbia lasciato proprio un segno indelebile, no? Erano anni bui del nostro. Poi eravamo libertà, se neanche apro più. Passami la battuta, più che il segno indelebile, ha proprio cancellato tutto quello che c'era, perché a Udine poi la libertà si è fallita ed è sparita, anche a Livorno la pallacanestro è andata un po' a catafascio, almeno quello che era il suo. Poi c'era anche il figlio, per non aver preso in mano. Poi c'era anche il figlio, Gabriele Querci, che fu una meteora, mi pare, sì. L'anno 2 forse. Poi si sono perse le tracce. Io ero poco più che bambino, per cui mi ricordo poco. Però insomma seguivo già ogni domenica andavo al Palasport, quindi. Al Carnera. Che dovrebbe tornare operativo. E allora proprio per questo mi piace essere qui davanti alle telecamere, perché voglio chiederti, dai, tutta la gente mi chiede, Carnera quando apre, dimmi, raccontaci. Allora, Carnera deve aprire per le finali nazionali del 18 che faremo a giugno, dal 10 al 18 giugno a qua. E l'assessore Scavettaris insomma me l'ha confermato, ma al di là di quello che dice l'assessore, io vado quotidianamente ormai nell'ex cantiere e devo dire che il palazzetto adesso è un palazzetto, ci hanno dipinto tutto, è finito, bisogna solamente attaccare i tabelloni segnapunti, che c'è un po' un attimo di impasse su come si mettono, sono dei dettagli, poi credo che la parola passi direttamente abbiamo tutto maggio per le abilitazioni, certificazioni, omologazioni, quindi in quei tempi c'era, però il palazzo è finito, devo dire che è venuto anche piuttosto bene. E quindi non vediamo. Ieri che sono passato di là, avevo appuntamento per il bar,
perché anche il bar è una componente importante. Ormai le zone di ristoro, di ristoro, di ospitalità in un palazzo moderno sono fondamentali. Hanno tagliato tutta l'erba fuori, quindi non è più questo bosco, è eccezionale. Sembra un palazzo dello sport. Molto bene, mi fa solo che piacere, anche perché... Speriamo solo che non capiti qualche intoppo a livello di agibilità o del genere. Ma tocchiamo... Ma assolutamente tocchiamo ferro! Ferro. Però insomma... E tenere Franchina fuori dalla zona dell'operazione. Tu non devi mai nominare quel nome. Mai nominare Franchina. Ciao Franco. Sappiamo dunque che avremo un'estate piena, un po' come avevamo... Ti sei divertito l'altro giorno, Albi? Molto, molto, molto. Infatti mi hai un po' anticipato anche l'argomento, perché estate piena, l'altro giorno eravamo reduci da questo folle viaggio under the under a Milano, ormai facciamo le cose... Sì, un po' impegnativo. Impegnativo. La B di Milano, c'era questa presentazione in diretta anche via streaming, tutti ci hanno visto, dal Mali al Burundi al Messico, al Giappone, alla Cina, e insomma, si parte. Dai. Ma la cosa più bella è stato, secondo me, al di là della nostra presenza, della presenza dei vertici federali, c'era la vicepresidente Invernizzi che non conoscevo, e devo dirti che mi ha fatto un'ottima impressione. Era una deliziosa vicepresidentessa, ha fatto bene il presidente Petrucci a scegliere. C'era il coach Lucchesi, che chiaramente già in tribolazione, poi c'era il presidente regionale del Comitato Lombardo, oltre chiaramente a Giovanni Adami, c'era Giancarlo Migliore della federazione, poi alcuni ospiti nostri, amici. È chiaro che è stato molto bello, però devo dirti che la cosa più emozionante per un vecchietto ormai guagnolo, che ormai ragazzi vado verso i 50 e me li sento tutti, è filmato d'apertura, cioè il filmato dal Mario, dal Burundi, quindi sei tu, hanno guardato questo filmato, hanno detto dove andiamo, in che terra andiamo. Magari l'abbiamo venduto bene in quel filmato alla regione, perché forse il mare di Grado non è così bello come appare, dico una cattiveria, ma anche no. Però il filmato è spettacolare, a dimostrazione che la nostra è una regione incredibile. Mi permetto di fare un po' di autopubblicità, sai che io ho un bed and breakfast, all'ingresso di questo ho messo un piccolo video con un teleschermo, con il video di questo filmato che gira al continente. Quindi chiunque arriva, la prima cosa che vede è il filmato di Turismo FVG con il Tono Turismo, con queste meravigliose giusto. E tutti rimangono a bocca aperta ogni volta e tutti mi dicono portami qui, portami lì, voglio vedere questo, quell'altro, quest'altro. Quindi ti chiedono di visitare i posti che assolutamente. Quindi, sono posti eccezionali. Perché poi qui la bellezza del nostro territorio è che abbiamo di tutto. C'è il passo dalla montagna al mare, al lago, al fiume, di tutto, ma veramente. E se tu ci pensi, una regione che ha 1.300.000 abitanti, non so quanto sia la da Tarvisio a Grado, 100 km circa. Sono 100 km? 120 km. Nell'arco di circa. Fatto in bicicletta, quindi so. Sì? In bicicletta, con Toni. Quando ero giovane? Con Toni? Toni è venuto a pedalare. O meglio, che dice di pedalare. Poi allora, io vorrei vedere Toni, vorrei vederlo perché lui fa tanto il figo, no? Esatto. Poi voglio vederlo all'opera. Quindi tu dici 120 km, c'è incredibile, c'è di tutto. Sì. C'è l'imbarazzo della scelta. Assolutamente di tutto, e penso che chiunque arrivi da tutto il mondo qui anche per mostrarsi questo mondiale sarà piacevolmente impressionato, e sarà poi nostra cura anche portarli un po' in giro per far vedere loro tutte le bellezze, ce ne sono tante, non credo che bastino i 10 giorni del torneo. Noi che ci viviamo qui da sempre, alcuni posti non li sappiamo neanche noi individuare, no? Cioè, quando ogni volta che guardo quel filmato, magari puoi metterlo in coda alla trasmissione, perché credo sia, dato che ne parliamo tanto, magari è giusto che la gente a casa dica ma cosa dicono, capisca di cosa stiamo parlando, quei due rimambiti. Credo che il filmato veramente sia stupendo, e soprattutto, io ti dico, certi posti non li conosco. Cioè. Quindi tu che fai in mountain bike, vai anche in mountain bike. No, andavo in bicicletta, ma comunque si lo fa. C'è quello sentiero in mountain bike, in montagna, o quello che si arrampica sulla montagna, presente, quello che si metabolico. A parte che ti dico... Insomma, fate dei musi sopra Ragogna, sopra Tarcento, lì verso Taipana, piuttosto che i percorsi in Val d'Arzino in mountain bike. Cose strepitose per voi atleti. Senti, ma tra una parola di basket, cosa ne pensi del campionato italiano a uomini? Alla fine li abbiamo presi. Ho ufficiato l'altra settimana, no, così mi hai provocato, buttavi lì, adesso ci siamo. Racconto un aneddoto. Allora, siccome ormai da 8, 9, 20 anni a questa parte con quest'uomo, non so mai quando andare in ferie, perché c'è la difficoltà di individuare il periodo. Come non le fai, direttamente. In cui incastrare anche quel 2 giorni di ferie che facciamo ogni anno, sì, per riuscire a capire, forse. Tra l'altro accontentando la moglie, che è quello. Un giorno e mezzo, via. Mia moglie a Natale mi fa, quando possiamo andare in ferie, dico, ma vediamo, mondiali, dunque, stagione, campionati, qua, là, e così, giugno. Ah,
metà giugno è perfetto. Perfetto, perché non siamo né vicini ai mondiali, siamo già fuori dalle stagioni dei campionati locali, quindi che il calcio dilettante è finito, il basket GSA l'ha finito, la finale playoff sarà già andata in archivio. Giugno, perfetto, metà giugno andiamo in ferie, sicuro? Sì. Accendiamo? Sì. Prenotiamo? Sì. Settimana scorsa arriva la Vermica e mi fa: a che cosa? L'11 giugno da 11 a 18, finali nazionali. E questa è una mazzata che arriva fra capo e collo. E quindi devo ancora parlare con mia moglie. No, ma adesso non ti sta ascoltando. Bisogna capire, in effetti, cioè, il tuo ragionamento è il ragionamento di una persona normale, che ha una famiglia normale, ma noi non siamo normali. No, infatti, no. E quindi da questo, in qualche modo, poi si combina sempre. Però in questo caso dovrei rispondere, obbedisco a un richiamo della casa madre, perché oggettivamente sono dei problemi a Latina. Questo però, che ecco, ti dimostra anche che non è così scontato. No. Faccio fare un evento. Noi abbiamo fatto 11 di finali, questa sarà la 12esima, abbiamo fatto 3 capi europei. 11esima e 12esima in realtà, perché bravo. Anzi 12 e 13, perché 12, c'è 13. Anche Elite, cioè anche Elite. Quindi giusto per non farsi mancare. Allora, sto aspettando da Mimmo Meroni che ci mandi una specie di programma in modo che ringraziamo tutto, però credo che la cosa che ci spinge, oltre l'amore clamoroso che abbiamo per il nostro sport, è anche il fatto che così approfitteremo per testare il cadere, no? Sì, ma anche questa cosa è anche interessante, soprattutto sarà anche bello vedere la faccia delle persone che entreranno a Ternera dopo 6 anni, 7, dal 2011. Sì. Quindi tutti, passa il tempo, rientreranno e vedranno questo impianto completamente rinnovato, con colori nuovi, con spazi nuovi. Sai che ieri sono stato, ti dicevo, hanno fatto tutto, anche il muro giallo, è carino, cioè fresco. Mi traverso da architetto Carmiello Pusenza S, ma chi ha scelto il colore dei seggiolini? Io credo che sì, non lo so, questo non lo so, chiaro che è un po', credo, un richiamo a quello che ha fatto anche lo studio Friuli, no? Cioè che ha tutti questi colori, credo che ci sia un po' però domanda pertinente a cui non ci ho dato una risposta. Qualcuno avrà scelto sicuro. Sul colore dei muri ci ho messo anch'io la mia, perché fra lasciarli bianchi e darci un colpo di vita era meglio darci un colpo di vita, quindi insieme all'ufficio abbiamo fatto una specie di votazione. E adesso vederlo almeno un po' di colore giallo dà un po' di vita, perché il palazzo non aspettiamoci di trovare effetti speciali o non so, io stavo per dirti qualche donnina che esce dagli spogliatoi, no? O Showtime. No, c'è lì dietro Gabriele, che sarà purtroppo per noi il, come si chiama, venue manager. Il venue manager. Quindi chi andrà al Carnera troverà sempre il suo faccione, no? Che non vede l'ora di trovare questo Showtime. Invece niente donnine, caro mio. Quindi il palazzo è sempre quello. Però c'è tabelloni nuovi, canestri nuovi, parche nuovo, seggiolini nuovi. Cioè, il restyling adesso è completato. Adesso è un vero restyling. 2 mesi fa era una cosa monca. L'erba è tagliata, i muri sono dipinti, le porte sono cambiate. Questo è un vero restyling. Adesso ci sono palazzo, spogliatoi nuovi. Adesso il palazzo è presentabile. 2 mesi fa sarebbe stata una cosa monca. Credo che il Comune abbia fatto un grande sforzo, al di là di tutte le critiche che si sono beccati, e che non tutte derivano da colpe loro, bisogna essere obiettivi, no? di questa giunta parlo, hanno fatto uno sforzo ulteriore. Adesso il palazzo è bello e secondo me siamo pronti per aprirlo con orgoglio. Perché poi noi siamo dei malati di basket, ma anche dei malati del territorio. Se no, sì. Chi ce lo va a fare? No? Infatti, dove andare in ferie? Vado in Toscana come sempre, molto tra le parenti. Isola d'Elba? E per forza. Molto bene. Ho la fortuna di avere una base d'appoggio lì, quindi va, insomma, volentieri. Una cosa volevo chiederti, dica. Visto che Carnera riapre e c'è tutto questo splendore. Perché Gabriele è disperato, che sono dormito. Disperato, sì. Però ci sarà suo padre che gira. Che è bello. Ma aspetta, l'ufficio Paponi, cioè il tuo vecchio ufficio? Mamma mia, è quello grande, il mio vecchio ufficio sta. Quello diventerà la base operativa della pubblica sicurezza. Quindi lì c'era un po' la centrale, tutte le telecamere, perché è stato messo anche un impianto di video sorveglianza. Quindi Gianni Massa, quando aggredirà Wi-Fi, anche per Wi-Fi, Gianni Massa sarà sotto controllo. Non potrà più fare assalti di tifosi avversari. Lo teniamo sotto controllo. Beh, bene, hai capito? Sì, ok. Salutiamo anche Gianni. Anche no, Gianni, scherzi, ha fatto una roba a regola d'arte. Però la realtà è che il mio vecchio ufficio non sarà più disponibile, perché diventa la centrale della polizia. Però adesso io, il mio dubbio l'altro giorno era quello di, ok, il Carnera è a posto, ci sono le finali, ci sono i mondiali, sì. Ma se il Carnera è a posto di questo gioiellino, cosa si inventerà l'uomo alla mia sinistra qui, prossimo anno da settembre in avanti? No, dai. No, prossimo anno riposiamo.
No, allora adesso che facciamo? No, l'avete risentito? Allora, facciamo campionato italiano a giugno, poi abbiamo mondiale a luglio, poi andiamo un po' in vacanza, perché poi ricomincia il campionato di calcio televisione. Sì, ragazzi, io sono qua a lavorare alla televisione, quindi a giugno sono qua. No, ma dai, fino a Ferragosto possiamo tirare un po' il fiato, dai. Allora, proprio per tua moglie questa soluzione, questo proprio lo scambio alla pari, so che non è questa roba, perché agosto è un pochino più impegnativo. Perché mia moglie è proprio un lavoro. Lavora, quindi è dura. Poi dopo settembre ricomincia la Serie A, no? Che tornerà lì, quindi sarà questo grande evento di riportare la Serie A al Carnera, che credo sia una cosa che il tifoso aspetti con... E poi anche, magari la prossima estate giochiamo a bocce in spiaggia, no? Registrate la trasmissione per favore. Vediamo se poi alla fine dipende sempre cosa si propone FIBA. E questo è il vero problema, però dai. Cioè, non è che ha detto la FIP regionale cosa si propone, no, FIBA direttamente cosa si propone. Ma sai, che sono un po' in agitazione oggi perché domani comincia a trovare province. Tu direi, cosa ne frega? Domani io faccio il papà, e quindi vado del mio figlio. Sono un tifoso di mio figlio un po' anomalo, perché a differenza di tutti i genitori che insultano gli allenatori, o gli arbitri, io insulto mio figlio, ma sono cose stupende. Che forse per quello che è un buon giocatore. No, non lo so, cioè a me fa rabbia quando magari atteggiamenti che avevo io, e quindi avendoli io vissuti in prima persona magari posso dargli una mano. Però sono un po' in agitazione, che domani vado a vederlo e so quanto lui ci tiene, però vediamo come è cambiato il tempo. Quando io giocavo a pallacanestro, la gita scolastica, non ci andavo. Mio figlio, che gioca domani il torneo delle province, torna domani pomeriggio direttamente dall'Austria con la sua prima gita scolastica con la scuola Elero, dove è andato a fare quelle gite scolastiche, studia imparare il tedesco. Certo, sì, ma dai, io stamattina l'ho sentito, mi ha chiamato ovviamente via WhatsApp, perché ovviamente no. E ho detto, ma pronto, non riconoscevo neanche la voce. Bocca impastata di birra. No, ma birra no, perché 13 anni no, però ho detto, era totalmente rauco, mi ha detto, questo tempo come, no, un po' di raffreddore. E poi ho scoperto che era rauco tutta la notte. Ma beata gioventù, beati d'ora. Però se domani è la quarta volta che cade da solo paraggiandosi sul piede, entro in campo e faccio irruzione. Un po' come fanno qualcuno dei tuoi giocatori, che so che fanno più o meno le stesse cose, una volta a settimana, mai il giorno prima della partita. Però sono professionisti, oppure vecchi, insomma sono maturi, non hanno 13 anni, come mio putello. Quindi domani io pomeriggio sparisco. Bene, molto bene. Perlomeno dalle 4 alle 5 e mezza, dopodiché tornerò qui vincitore o sconfitto, poi domani va avanti sabato e domenica, quindi è un bellissimo evento comunque. Bene, quindi ci rivediamo lunedì, anche perché io, anzi, tu manderai questa partita io? Sono Antonio delle Regioni, io di calcio, invece, quindi tu, ma ormai, ascolta, dopo tanti anni dedicati, faccio una domanda, dopo tanti anni dedicati al ballone, no? Qual è la differenza? Se dovessi chiedere la differenza, noi che siamo uomini di basket minore, tu che segui il calcio minore, nel senso tutti i campionati dilettanti, che differenza noti fra i due mondi? Cioè, c'è una differenza? E soprattutto la domanda conseguenziale che ti faccio, in che aspetto invece trovi che ci sia totale affinità? Cioè, totale affinità nel modo di vivere le partite all'esterno, quindi al chiosco piuttosto che nei bar, piuttosto che nei luoghi pubblici, nei paesi soprattutto che hanno le loro squadre, ognuno è orgoglioso della propria squadra e la segue, e soprattutto la critica tantissimo. Ah sì? Sì. Devastante? Devastante, ho imparato dei termini... Non so se la bambina che ha dietro, ma c'è la rapace che abbiamo là dietro, va bene. E cambia, secondo me, il modo di interpretare l'appartenenza alla squadra da parte dei giocatori, perché diversamente dalla pallacanestro, i calciatori cambiano molto più spesso di quanto cambino i giocatori di basket. I giocatori di basket che iniziano a giocare alla CBU e proseguono alla CBU, male che vanno all'UBC o a Fagagna. I giocatori invece cambiano molto ogni stagione, ogni paio di stagioni se ne vanno in giro di qua e di là, e quindi si fa fatica. C'è meno identificazione con la squadra. Sì. Ma ti diverti, domanda difficile, non ti guarda nessuno, ti diverti di più a fare un commento di basket o di ballone? Detto a un basketaro come te è una domanda difficile. Mi diverto di più a fare un commento di... ma di... non so. Sì, abbiamo delle cose meravigliose, Gabri, soprattutto qua, vai. Ti dirò di più calcio. Ma come divertimento, anche perché la pallacanestro, conoscendola meglio, sono un po' più tecnico, mentre nel calcio posso sparare. È più facile, forse. È più facile. Per fare una cronaca di basket è più facile, no? Per me fare la cronaca di basket è più facile. 200.000 di calcio, invece devi un attimo applicarti di più. Devo un po' più chiamare, ma è più facile fare le telecronache di calcio. Sono più tempi morti, forse? Sono un sacco di tempi morti, soprattutto a livello dilettanti. Sono tantissimi tempi morti in cui bisogna cercare di non far piangere il silenzio, come si dice. E a me basta
muovere il microfono e sentire i commenti dei tifosi. Che robe meravigliose, robe meravigliose. Beh, insomma, questo è il nostro grande amore per lo sport, per il basket, per il calcio. Ricordiamo, siamo alla Basketball House, che è il tempio del basket. Ospiteremo Checco qui anche l'apertura, la cerimonia d'apertura. No? Chi ho l'idea? Tu ieri, o tuo fratello? Lo dico ogni tanto, hai qualche buona idea. Ieri mi hai avuto una sorpresa. Quindi la stanza qui del sotteggio. Ma forse è occupata, mi diceva Grazia De Luca, però comunque in zona. Quindi faremo sfilare le 20 squadre, 16 più 4. 16 più 4, 16 di eccellenza più 4 elite. Inno nazionale, giuramento, sì, tutto qua. Sì. E poi il cadena giocato, qui abbiamo... C'è la casa dei temi, sono invece tutto. Detto dal 10 all'11 le finali di Elite, e poi dall'11 al 18 le finali di eccellenza, giugno. Ne abbiamo fatto tantissime. Speriamo che anche questa... Speriamo che non ci siano problemi, di farla... Perché è vero, la vera rogna è quella poi di risolvere i problemi che sorgono nel corso del... Chiaro che dopo che hai fatto un mondiale europeo, magari fare il campionato italiano di nuovo ci sembrerà quasi una passeggiata, però... Cioè, gli amici a casa non lo sanno, ma in realtà nella mia qualifica di sul profilo LinkedIn ho tolto da giornalista, ho scritto problem solving, perché in quei casi non si tratta di organizzare, si tratta semplicemente di... muoversi e cercare di... L'organizzazione ormai va avanti da sola, abbiamo tolto gli alberghi, abbiamo i palazzetti, abbiamo l'acqua, le riprese televisive, beh, quello che sembra una cazzata, no? Ma è già una rogna clamorosa, però insomma andiamo con il pilota automatico, poi quando capita il problema nel corso dell'evento lì che bisogna essere presenti, la mia unica paura quando mi è stato chiesto se dire sì o no è di non disperdere energie fisiche, nervose, e anche umane, che succederà perché dopo potremmo essere al top per il mondiale di luglio, che rappresenta, credo, per tutti noi l'apice di una carriera. Poi come dici tu, magari ci inventeremo qualcos'altro, magari. Io ho un'idea, però non per la prossima estate, vorrei fare a Legnano by night, e poi non la faremo, però vorrei, però ho un'idea, magari passare il segno, no? Che dici? Magari c'è la prossima trasmissione. Gabri, fai bravo, preparati, perché qui alla Basketball House, quindi avrai tutto il mondo del basket italiano, diventerà, diciamo, la Basketball House main sponsor ufficiale della finale italiana del 18, quindi Basketball House e Italia Udine 2017 andranno a braccetto, quindi qui ospiteremo tutti gli amici. Gli impianti saranno Carnera e Benedetti. E Benedetti, bravo, giusto ricordarlo, Carnera e Benedetti, quindi insomma... Credo che niente di meglio possa succedere, per chi come noi ama la città, sono i due impianti storici, soprattutto la prima Carnera, dai ragà, questa è la cosa più bella. Basketball House, meta dei genitori e quant'altro, con la merchandising dedicata all'evento. Gabriele si sdoppierà fra la mattina qua dove venderà le magliette ai genitori, il pomeriggio dove sia una franchina farà il venue manager, no? Mi dispiace per lui, ognuno ha le sue disgrazie. E poi andiamo avanti fino a luglio, però sai che apriremo anche qui alla Basketball House una finestra sul calcio? Infatti andando in giro per i campi di calcio più di qualcuno mi dice ma insomma parlate sempre solo di basket, fate solo basket, anche calcio, fatto. Anche in questo caso quando Hermes Canzoni chiama le città sono attenti, quindi dalla settimana prossima qui si potrà trovare all'interno della Basketball House anche un po' di materiale super degli amici del Balon. Quindi cominciamo a aprirci un pochino anche al mondo del calcio, poi dopo abbiamo altre idee di sviluppo. Però una cosa per volta. Ci siamo, Checco? Ci siamo. Ti lascio a te, lancio la partita. Intanto lanciamo il filmato di Turismo FVG, poi abbiamo promesso, sì, okay. Perché mi sembra anche giusto. In modo che capiate di cosa stiamo parlando, una chicca clamorosa. Poi subito dopo ci sarà la partita degli 87 punti di Carlton Myers contro la Libertas Udine, giocatori di culto, abbiamo detto, perché per Rimini c'erano Terenzi, c'era Brigo, c'era... Damiano Brigo, c'era... Mandateci partite! Ecco, proprio questo volevo dire. Vai. Mandateci VHS di partite storiche che avete in casa, che possiamo elaborare e mettere in onda. Magari quando ce li portate vi fermate qui, così facciamo anche una magari comprate una maglietta, ma un paio di scherzi. Esatto. Grazie Checco, ci rivediamo alla prossima col professor Bettarini e l'architetto Pippo Carniello. È stato un piacere condividere con te questi 25 minuti. Vi lasciamo con questo video meraviglioso che vi farà battere fuori forte il cuore per la regione che noi rappresentiamo, in cui viviamo, e poi avanti con Carlton Myers. Io vado a dare la disdetta delle mie ferie di quest'anno perché non ci vado. Salutiamo lo scenatore Nizza. Ciao ragazzi!